Ecco come puoi spiegarlo. Wall Street ha cominciato a raccogliere i pagamenti dei mutui per le case e a rivendere parte di quei pacchetti a degli investitori che hanno reinvestito e hanno fatto tanti soldi. Così gli investitori hanno cominciato a dire: avanti, dateci altri soldi. Gli istituti di credito avevano conferito prestiti con buon credito, ma poi hanno raschiato il fondo abbassando i criteri di Se aggiudicazione. prima serviva un valore creditizio di 620 e una caparra del 20%, adesso basta un valore di 500 e nessuna caparra. E l'acquirente, la persona comune, pensa che gli esperti sappiano quello che fanno e si dice: se la banca vuole prestarmi dei soldi, vuol dire che posso permettermelo. Così insegue il sogno americano e si compra una casa. Le banche sanno bene che le garanzie che poggiano sulle uova sono rischiose. Tu lavorerai sulle uova. Così, per contenere i danni, le banche hanno stipulato polizze assicurative. Se i mutui fossero falliti, le assicurazioni avrebbero pagato. Default swap. Le banche che hanno assicurato le potenziali perdite hanno eliminato i rischi dai libri contabili. Così hanno investito ancora e fatto altri soldi. Molte società si sono assicurate da questi imprevisti, invece altre, stupidamente, si sono prese tutti i rischi. L'AIG. Tu lavorerai su quelle E stupide. quando mi chiederanno perché l'hanno fatto? Per i soldi. Onorari da centinaia di milioni. L'AIG pensava che il mercato immobiliare sarebbe cresciuto, invece è sceso. I prezzi delle case sono scesi. Il poveraccio che aveva comprato la casa dei suoi sogni ha visto il tasso del mutuo esplodere, l'importo delle rate crescere, il I default. mutui cartolarizzati affondano e l'AIG liquida gli swap. Tutti, in tutto il mondo, nello stesso momento. L'AIG non riesce a pagarli e va in rosso. Ogni banca assicurata con lei lo stesso giorno conta le stesse ingenti perdite. E anche le banche vanno in rosso. Così crolla tutto. Tutto il sistema finanziario. L'intero mercato immobiliare si regge su prestiti a rischio. Non possono durare. È una polveriera. Sai che ti dico? Sono incazzato. Gli americani si stanno facendo fottere dalle grandi banche. E mi sto infuriando sempre di più. Poi un tizio entra nel mio ufficio e dice: sta succedendo qualcosa di losco. Lavori in banca, scommetto che hai profitti consistenti. Qui non si parla dei miei profitti. Carina la camicia, c'è anche da uomo? Il CEO adesso ride, ma entro l'anno farà bancarotta e perderà i suoi soldi. Noi operiamo in un sistema completamente fraudolento. E nessuno ci fa caso. Le banche diventano avide e noi possiamo approfittare della loro stupidità. Scommettere contro le banche. Penseranno che siamo fatti o squilibrati. Le banche hanno frodato gli americani. Ora possiamo prenderle a calci. Ok, ci siamo.